fatto tuo vecchio parente stringere il letto. Ed io più non ne trovi, ed io più non ne trovi. Importante tavolo che sta alla mia destra e alla mia sinistra, il sottosegretario di Stato alla Cultura, il vice sindaco della città di La Gabbia, il direttore del museo che ospiterà la grande mostra di Guercino e gioca in casa Luigi Ficazzi, sovrintendente, amico del Guercino e della città di Cento, perché ci ha preso per mano per tutta questa operazione di tour. Devo dire che ci stiamo abituando, ma per noi è ancora un'emozione, perché stiamo presentando la seconda tappa internazionale di questo tour di Guercino. Io sono il sette, il tavolo con da Guercino in Slagemone. Anche le sue opere non hanno mai viaggiato tanto, nel senso che a Cento c'è una pinacoteca importante, un fondo importante di Guercino è ospitato a Bologna, poi c'è il fondo romano, ma in genere queste opere non hanno mai circuitato. Con il terremoto, voi sapete, Cento nel 2012, nel maggio 2012, due anni fa, ha avuto un violento terremoto, ciò che da parte di voi ha già visto anche le condizioni della nostra pinacoteca. Con il terremoto è venuta l'idea di trasformare quella che è una tragedia in una opportunità. Visto che le nostre opere di Guercino, la collezione centese, non può essere esposta per i gravi danni della pinacoteca, si è pensato di mettere a disposizione del mondo questo patrimonio di opere d'arte. Il Guercino è diventato di fatto quello che per noi è sempre stato, cioè un biglietto da visita della nostra città, che ha già riscosso grande successo a Varsavia e che sono certo saprà colpire profondamente anche Zagabria. E ci ha profondamente colpito l'affetto che da tutto il mondo dell'arte, ci ha manifestato come gesto di solidarietà per la tragedia del terremoto. Una volta rientrate a Zagabria, le tele di Guercino andranno a Tokyo ed è questo evidentemente la trasferta più lunga che il Guercino farà mai, sia da vivo che come opera. E se devo dire che interessamenti per prolungare questo tour stanno arrivando anche dagli Stati Uniti. E aggiungo, si stanno gettando dei ponti di amicizia con altre comunità. Così chiudo ringraziandovi per il concerto che ci avete donato ieri pomeriggio. Vi passo la parola al vice sindaco di Zagabria per il suo saluto. Grande onore e piacere di salutarvi dalla parte del sindaco della città di Zagabria, il signor Milan Bandic, e dalla parte mia anche, proprio qui a Cento, nella città natia del Guercino. A questa conferenza stampa organizzata in occasione del prossimo allestimento della mostra Guercino alla luce del barocco nel Museo d'Arte della Ville Gianato a Zagabria, vorrei sottolineare la prolifica collaborazione delle istituzioni galleristiche e museali croate con simili istituzioni italiane. Oltre al Museo dell'Arte e dell'Artigianato, la collaborazione esposizionale è stata realizzata con la Galleria Clovice Vivore, con il Padiglione Artistico e anche con la Galleria d'Arte Moderna. Ogni volta, quando fu necessario, ricevevamo l'aiuto dell'ambasciata italiana a Zagabria, ancora una volta grazie dalla parte della città di Zagabria. Anche in questa occasione l'ambasciata italiana ha sostenuto il Museo d'Arte e d'Artigianato e la Pinacoteca Comunale di Cento nell'organizzazione della mostra Guercino alla luce del barocco
che si susegue alla mostra dell'anno scorso, la cena in Emmaus del Caravaggio dalla Pinacoteca di Brera. Mentre la mostra del Caravaggio ha segnato l'adesione della Croazia all'Unione Europea, questa mostra segnerà la prossima presidenza dell'Italia all'Unione Europea. Con ciò, la mostra, oltre all'aspetto culturale, accoglie anche quello politico. In questo senso, bisogna menzionare che la città di Zagabria e la città di Bologna, sono già da 30 anni città gemelle. In questo contesto, la prossima mostra del Guercino potrebbe contrassegnare il trentennario del gemellaggio. Guercino viene da Cento, dove ha cominciato il suo prolifico percorso artistico e dove vi ritorna arricchito di esperienze, sentendosi sempre appartenente alla sua terra. Malgrado ciò, lui fu sempre considerato, particolarmente dopo la morte di Guido Reni, il maggior rappresentante della scuola di pittura bolognese. Fatalmente legato a Bologna, in vita con la sua creatività, oggi con le sue opere conservate alla Pinacoteca di Bologna, dopo la catastrofe sismica che ha distrutto la Pinacoteca civica di Cento. Ora Guercino arriva a Zagabria, la città gemella di Bologna. E così Zagabria collega a Cento, come a suo tempo ha collegato Cento con Bologna. Perciò ha sistemato la sua celebre bottega tra Bologna e Cento. Il Museo d'Arte ed Artigianato di Zagabria, uno dei principali musei non solo di Zagabria ma anche di tutta la Croazia, è un posto ideale per presentare il Guercino, artista artigiano, come lo definisce Vittorio Sgarbi, uno degli autori dei testi nel catalogo della mostra, riferendosi alla sua grande capacità di organizzare la più importante industria artistica dopo l'età di Raffaello. Sono felice, anzi sono orgogliosa, che proprio il Museo d'Arte ed Artigianato e con ciò la città di Zagabria abbia il privilegio di presentare al pubblico croato una parte significativa dell'opera di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, prima del suo percorso mondiale da Tokyo all'America. Io pensavo che oggi la svecchia come vorrei in Vizgospe, Museo d'Ombindospiore. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto espositivo. Ci resta ancora di dargli un buon viaggio a Zagabria, dove spero ci troveremo all'inaugurazione della mostra al Museo d'Arte ed Artigianato. Buongiorno a tutti, grazie. Poštovani kolege, dame i gospodo, poštovani uzvanici, kolege novinari iz Hrvatske i Italije, hvala vam lijepa na mogućnosti da vam se obratim. Egregio signor sindaco, signor Lodi, caro signor Ficacci, caro signor Gozzi, cara signora Tassina, egregio signore e signori, pregiatissimi invitati, collaboratori, colleghi giornalisti, cari amici dell'arte. È un grande onore trovarmi a Cento e insieme a voi presentare ancora uno dei tanti progetti di collaborazione dei nostri due paesi che sicuramente segnerà la stagione culturale non solo a Zagabria ma anche in tutta la Repubblica Croata. Ricordo i momenti quando esattamente un anno fa a Zagabria giunse dalla Pinacoteca di Milano la mostra della cena in Emmaus del Caravaggio come dono della Repubblica Italiana in occasione dell'adesione della Croazia all'Unione Europea. Devo esprimere la gioia del Ministro della Cultura, la signora Andrea Slatter, come anche la mia gioia, che tra qualche mese faremo di nuovo parte della storia croata e quella europea, ospitando di nuovo le opere di un artista italiano, del maestro del barocco, il Guercino. La mostra
Virgilio La Luce del Barocco verrà organizzata in collaborazione con la Pinacoteca Comunale di Cento, l'Ambasciata Italiana a Zagabria, il Museo d'Arte e Artigianato di Zagabria, il Ministero della Cultura, la città di Zagabria e anche altri partner del progetto. Speriamo anche che il progetto verrà realizzato sotto il patronato dei nostri due presidenti, del presidente Giorgio Napolitano e del presidente Ivo Josipovic. La mostra della cena in Emmaus dalla Pinacoteca di Brera di Milano, aperta alla soglia dell'adesione della Croazia all'Unione Europea, ha avuto un grande significato per la cultura croata, affermando i forti legami tra i due paesi che nel percorso della storia da secoli condividevano i vasti spazi dell'arte e della cultura. Lo straordinario successo della mostra, che ha segnato più di 25.000 visitatori e che ha suscitato un grande interesse ed entusiasmo degli esperti, ha dato impulso alla mostra che si inaugurerà a Zagabria al Museo d'Arte e d'Artigianato. Vorrei menzionare ancora una collaborazione tra i due paesi, perché recentemente avevamo avuto una mostra a Venezia, a Pesaro, che è la mostra del nostro pittore, ho detto quasi, Miroslav Kraljević. Sono due Miroslav. Ova izložba biće još jedan korak otvaranju prostora i daljem produbljavanju neprekidnutih veza ljudi i umjetnosti, te još snažnije u budućoj suradnji i razmjeni kulturnih institucija naših dviju zemalja, čemu se unaprijed veselim. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. La cultura ed arte italiana ci è stata da sempre particolarmente vicina e i legami tra i due paesi daranno un nuovo impulso ad una ricca collaborazione in futuro. Ambedue i paesi si dedicano particolarmente alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici. In questo senso, la mostra rappresenta ancora un passo verso l'apertura e la conferma degli ininterrotti legami tra la gente e l'arte e un passo verso una futura collaborazione e scambi tra le nostre istituzioni culturali, di che già ora me ne rallegro. Grazie. Diamo la parola al direttore del Museo dell'Arte e Artigianato di e per presentarci un po' che cosa, come state preparando l'appuntamento. Cordiali saluti. C'è così tanti nomi. Non parlo bene italiano, parlo altro. Il 2015 lo cominceremo con la mostra del Virgilio e alla fine dell'anno avremo la mostra del classicismo, così che anche il Virgilio si collegherà anche al contenuto della prossima mostra. Perché Virgilio sarebbe la domanda e perché no sarebbe la risposta, però è una grande occasione di presentare un pittore così importante a livello mondiale proprio al pubblico croato. Il nostro museo fu fondato nel 1880. Nel 1880 a Zagabria fu un grande terremoto. Il terremoto fu una tragedia, però anche una fortuna per la città di Zagabria, perché dopo il terremoto la città la piccola città si è sviluppata in un centro culturale significativo. Il nostro palazzo, il nostro museo è stato eretto proprio subito dopo il terremoto. Ve lo auguriamo anche a voi che dopo
il terremoto, ecco, ci si sviluppi ancora, ancora di più. Non è ospite. Vi ste naši, ajmo reći, sredstvo komunikacije sa našim okolišem, ali jednostavno hoću reći, možemo jedni i drugi. Hvala lijepo. Vorrei dire un ringraziamento particolare ai rappresentanti dei media, sia quelli croati che quelli italiani, perché voi ci seguite sempre anche come partner, e senza di voi non si sente, non si capisce, veniamo informati di ciò che facciamo. Amici croati, permettetemi di dare qualche informazione ai professionisti dell'informazione culturale italiani che sono in questa sala. Nel mese di marzo il direttore della Pinacoteca Comunale di Cento, Fausto Gozzi, e io siamo andati a Zagabria per organizzare assieme al direttore del Museo d'Arte e Artigianato, il professor Gasparovic, la mostra di cui vi ha appena parlato. Quindi che abbiamo trovato una grande capitale moderna, attuale e antica nello stesso tempo, con tutti i segni delle costruzioni delle nazioni ottocentesche e tutte le caratteristiche della modernità più attuale. Zagabria ha un imponente teatro dell'opera, ha degli importanti musei, il Museo di Arte e Artigianato, la Galleria Moderna, delle importanti collezioni, la collezione Strossmayer, la collezione Mimara, ha uno straordinario museo di arte contemporanea, modernissimo e molto attivo, ha una scuola di musica in costruzione. Quello che vorrei dirvi è che proprio l'immagine della città esprime quanto la cultura e l'arte siano fondamentali per lo sviluppo di questo paese. Quindi lavorare con i nostri colleghi del Museo di Arte e di Artigianato di Zagabria è una magnifica esperienza, perché la loro competenza è straordinaria, sia scientifica che interpretativa, critica, che organizzativa. Io credo che l'idea dell'ambasciatore italiano Emanuela D'Alessandro di celebrare con una mostra del Guercino il semestre di presidenza italiano del Consiglio europeo e l'entrata dal mese di luglio dell'anno scorso della Repubblica Croata nell'Unione Europea sia molto importante, perché la Croazia esprime quanto la cultura e l'arte sono considerati fondamentali nello sviluppo di un paese, e questa testimonianza è molto importante nell'Europa di oggi, che spesso rischia di perdere il proprio carattere. E per la città di Cento, che è impegnata nello sforzo enorme di riparare i danni dei suoi edifici, la possibilità di produrre cultura attraverso la circolazione delle opere d'arte, che per fortuna non hanno avuto danni, è una grande opportunità e può dare un senso a quella fragilità della cultura e delle opere d'arte a cui facevano riferimento le autorità che mi hanno preceduto. Vi ringrazio. Zagrad Cento, jako je bitno realizirati ovakve kulturne programe koji...
Quindi direi di concludere, chiedo ai nostri ospiti di portarsi avanti al banco, perché l'assessore della cultura vi consegna un piccolo pensiero che rappresenta la gratitudine della nostra città. Noi vi lasciamo una formella in gesso e una multipla tiratura limitata, riproduzione di un sollievo fatto da un artista locale, raffigura i monumenti simboli della nostra città, abbracciati da quattro mani, ed è la formella della ricostruzione, il simbolo dell'amicizia e della ricostruzione dopo il terremoto.